Tra oltre 180 artisti in diverse location del centro e del borgo antico del capoluogo. E pensiero, è storia dell'arte e dunque storia del pensiero dell'uomo. BIBART, la Biennale Internazionale organizzata dalla Federico II Eventi, che torna a Bari con la seconda edizione. 180 artisti in mostra tra la sede universitaria delle Exposte, le chiese della Vallise e di Santa Teresa dei Maschi, il succorpo della cattedrale, l'arciconfraternita del Carmine nel borgo antico e l'anche cinema. C'è spazio per i grandi maestri, Renato Guttuso, Luigi Guerricchio e Antonio Bibò, ma anche per 10 giovani artisti provenienti dalle accademie, in mezzo alle diverse espressioni della ricerca dell'arte del Sud Italia. Artisti presenti, un pubblico straordinariamente folto e partecipe che proviene da tutta Italia, tantissimi luoghi dove esporre non soltanto arti figurative ma anche le sculture, le opere plastiche e soprattutto un omaggio a tre grandissimi intellettuali e artisti del Mezzogiorno, perché questa è innanzitutto una Biennale del Mezzogiorno, come giustamente hanno rivendicato gli ideatori e gli organizzatori, che sono dei soggetti privati a cui l'amministrazione comunale dà il sostegno, il patrocinio. Siamo contenti perché la città pullula di iniziative, dal castello dove oggi si inaugura una mostra, al Museo Civico dove abbiamo inaugurato proprio questa mattina un'altra bellissima mostra, la Fest. Sono il racconto, esattamente come queste opere qui esposte, di un'identità profonda e di un bisogno profondo di raccontare, di esprimersi, di uscire dal proprio mondo interiore e raccontarlo all'esterno attraverso i media più disparati, in particolare con le forme artistiche più note, appunto la pittura, la scultura, la grafica. Ci sono 160 opere di artisti internazionali in mostra, lei è una di loro, neanche per la prima volta, con queste due opere che sono? Sono Anamorfosi lunare e Sinestesia. In linea con il tema della Biennale di quest'anno. Esatto, che è tra intuizione e visione, le ragioni dell'arte, per cui le mie ragioni sono in questo caso ragioni astratte, intuitive, comunque hanno un senso profondo nel concetto cui sono state ispirate. Anamorfosi lunare, che è stata già presente ad altre due biennali, e riprende una tecnica utilizzata da Leonardo da Vinci che riguardava la proiezione di una figura su un piano orizzontale, mediante la quale si poteva poi scorgere la vera, diciamo, essenza della figura solo mettendosi in un'altra posizione per poter cogliere l'essenza della verità. Questa invece è Sinestesia, è un'opera astratta, il processo della sinestesia riguarda, diciamo, un meccanismo psicologico, psichico, che non è ancora ben chiaro, mediante il quale noi in pratica associamo, non si sa perché, una sensazione riferita ad un certo senso con un'altra sensazione riferita ad un senso diverso, ovvero, che ne so, ascoltiamo un profumo e ci viene in mente un ricordo visivo, visuale. Quindi queste linee incrociate a specchio, che dovrebbero in realtà essere uguali ma sono diverse, e poi questi guizzi improvvisi di interiore e di mentale che va a rompere questo schematismo delle linee. TG Prima @norba.it